alle origini calcistiche campobassane, laddove nel vecchio Romagnoli si giocava in senso normale, rispetto dove la maggior parte delle persone ha potuto vivere le sorti del Campobasso e delle squadre che domenicalmente venivano a fargli visita. A distanza di anni siamo ancora romanticamente affezionati a questo impianto, che è un po' scalcinato e che ci ricorda però lontane memorie e piacevoli momenti di gloria. E allora c'è qualcuno con fare molto attento e scrupoloso che ha voluto fare di più, ha cercato un po' di dare un po' di vivacità e di nostalgia a una parete, a un muro che adesso è diventato murales, che ricorda cinque personaggi non in cerca d'autore. Gli autori già li hanno avuti, che sono nell'ordine Michele Scorrano, poi al secondo posto vediamo Guido Biondi, poi Tonino Molinari, poi vediamo Vincenzino Cosco e ultimo il capo dei tifosi storicamente, il più nobile, Michele Marinelli. Al mio fianco l'amico Michele Falcione, il quale è proprio un factotum, un prezzemolino che riesce ad entrare in maniera attenta, ma non invasiva, ma sicuramente molto piacente in tutti i momenti sì di questa città. Michele, come ti è venuta questa idea a te e agli amici della tua associazione? Ma io innanzitutto vi ringrazio delle belle parole. Io dico soltanto che questa è una città che ha bisogno di essere abbellita in qualche modo, e io che sono uno sportivo, sono stato per tanti anni uno sportivo, credo che era, diciamo, la strada più facile per poter riportare le gesta di queste persone. L'idea mi è venuta passeggiando un pomeriggio in questo campo sportivo dove tutti ne parlano bene di questi personaggi, di queste partite, e ho pensato, insomma, di raffigurare questi cinque personaggi che hanno fatto proprio la storia del Campobasso Calcio. Quindi un'idea nata da una banalissima passeggiata, ma io penso che le cose migliori nascono proprio dal nulla, quelle non studiate a tavolino ma che nascono veramente da una piccola ispirazione. E per mano di Laura Fratangelo, come sei andata a scovare questa Molisana di Firenze? Abbiamo scovato Laura Fratangelo grazie a quest'altra associazione, nostra amica, è un'artista bravissima, campobassana doc, che ha realizzato appunto questi murales e che mi diceva in questa settimana che abbiamo avuto modo di chiacchierare che è uno dei murales a cui tiene di più, proprio perché ha detto: spesso mi trovo a disegnare altre figure, questi sono personaggi che hanno realmente vissuto in questa città, quindi sono particolarmente soddisfatta. E allora, mentre sentiamo nel sottofondo Forza Lupi, io ringrazio anche Massimo Dalla Torre, il quale oggi, da bravissimo dicitore, da bravissimo giornalista, si è trasformato in piacevole e attento giornalista della telecamera.